Sicuramente sentirsi dire di presentarsi alle celebrazioni del 4 novembre in abiti civili dopo aver vinto la battaglia di Gorizia, della Baesitza, ed essere stato ricoperto di fango eccedente le proprie responsabilità per la sconfitta della dodicesima battaglia di Isonzo dalla commissione d'inchiesta su Caporetto, dovette rappresentare un momento molto difficile per il generale Luigi Capello. Di lì a pochi anni, il 4 novembre avrebbe rappresentato un appuntamento ancora più drammatico per il generale, perché coincise a sua insaputa con l'attentato Zaniboni-Capello, così chiamato Zaniboni-Capello, alla vita di Mussolini. Chiaramente l'attentato non riuscì. Mussolini non venne colpito, anzi non partì un colpo e non ci furono prove, nessuna prova a carico del generale Capello, ma malgrado ciò venne condannato, arrestato e condannato a 30 anni di reclusione. Ora, si afferma spesso che la verità è la prima vittima della guerra. E credo sia vero, ma il 4 novembre si celebra anche la fine della guerra, la fine vittoriosa della guerra, e quindi ci può essere spazio per una verità che a suo tempo non fu possibile, perché avrebbe in qualche modo impedito certi equilibri, inciso su certe dinamiche che tutto sommato avevano molta più forza della voce di un singolo uomo. Ora, possiamo parlare di verità non semplicemente dal punto di vista morale, ma anche storico, perché la nuova edizione di Malgrado, della biografia del generale Capello, nuova edizione ampliata della quale ho piacere di parlare, di ringraziare l'editore per la disponibilità dimostrata, porta in appendice il documento della commissione senatoriale, lo stesso che in qualche modo riuscì a rettificare il lavoro distorto della commissione su Caporetto. Orbene, ridisegnò le reali responsabilità del generale senza fango eccedente. Perché è così importante questa considerazione? Può sembrare diciamo, una giustizia che riguarda un singolo di tanti anni fa, di un secolo e passa fa. No. Orwell afferma che chi controlla il passato controlla il futuro. Cioè, da premesse false è difficile che le conseguenze possano essere vere. Quindi, secondo me, il fatto di rettificare, di sistemare le tessere di un mosaico per ripristinare il disegno della verità ha una sua valenza, ha una sua valenza che ha una ripercussione anche nel tempo presente. Diciamo che la pagina autolesionista di Caporetto si chiude. Certo, è stata una sconfitta militare, è inutile a volerlo rinnegare, ma non è la disfatta che viene comunemente dipinta e che è rimasta nella memoria collettiva, ispirata appunto alla fatidica relazione alla commissione d'inchiesta. Bene, la verità è nei documenti, anche altri documenti, documenti importanti che mettono a fuoco ipotesi da prima solo accennate, che ora invece trovano una loro concretezza. Insomma, la verità racconta una storia nuova, nuovo è ciò che ancora non si conosce. Quindi parlando di documenti inediti, parlando di prospettive che cambiano a fronte dei documenti incisivi che disegnano degli scenari completamente diversi da quelli ai quali siamo abituati,
Penso, ecco, che sia importante parlarne proprio il 4 novembre, 4 novembre, dove metaforicamente il generale può presentarsi alle celebrazioni in divisa.